aspetto a incontrare i miei idoli. Sconnessione tra tu e show. La conosci? Ciao ragazze! Siete state fortunatissime. È soltanto in tre. Potevano far parte del meet and greet e voi siete le tre fortunate. Sarete le portavoci della Violetta Community e di tutte le V-Lovers italiane e di tutto il mondo. Adesso stiamo per andare in un posto e conoscerete qualcuno del cast. Siete pronte? Sì. Mancano pochi metri e conoscerete i vostri idoli. Pronte ragazzi? Tadan! Benvenute ragazze! Grazie. Vi piace? Sì. Dovrete fare qualche domandina. Ve le siete preparate? Sì. Secondo voi chi ci sarà? Ciao! Ciao! Generación rock and roll, ropa multicolor, superstars creándose para el mañana. Este lugar es especial, mucho voy a... Ragazzi, guardate qui, ho un tablet con delle domande proprio per voi. La prima che farà la domanda è Rebecca. Con chi hai fatto subito amicizia quando sei entrato nel cast? Io, ecco, per dire la verità, quando sono stato scelto sono arrivato all'aeroporto e le prime persone che ho incontrato sono state Lodo, Francesca, e Alba, la ragazza che interpreta Nati. E devo dire che mi hanno dato degli ottimi consigli quando stavamo in aereo. E dopo ho conosciuto anche tutti gli altri, però quello con cui ho fatto più amicizia forse è Jorge. Ti piace il look e il nome che ti hanno affidato nella serie? Sì, il nome Francesca mi è sempre piaciuto un sacco. In quanto ai vestitini, stanno bene al personaggio perché Francesca è una ragazzina dolce, tranquilla, romantica, molto sweet. Però io sinceramente non me li metterei perché mi piace un po' più la comodità. Mi metto sempre le scarpe da ginnastica, jeans, maglietta ed esco. Io ti vorrei fare solo una domanda. Ma tu nella realtà sei veramente amica con Mercedes? Come mai questa domanda? Perché di solito nei film mettono la migliore amica, no? La fanno diventare nemica, così. È successo anche stavolta. È successo anche... È successo anche questa volta. Sì, è vero, siamo molto molto amiche io e lei, ci vogliamo un bene incredibile. Se potessi vivere la vita di uno dei personaggi della serie, chi sceglieresti e perché? Credo che mi divertirebbe molto essere Jade per una volta. Jade è un personaggio molto divertente, molto simpatico. Credo che sarebbe divertente interpretare Jade, avere un fratello come Mattias, avere un mucchio di problemi. Jade. Erika. Adesso devi fare una domandina. Chi manca? Chi manca? Ah, Jorge. Ta-da! Sei pronta? Prima mi hai detto vorrei essere fidanzata con Jorge. Hai detto così. Allora, Jorge, ti piacciono i film di fantascienza? Molto, mi piacciono molto. Adesso questa è una domanda per tutto il cast. Mm-hmm. E la faccio io? Oppure falla tu, vai. Dimmi, che ho pitato che la vostra vita assomigliasse a quella dei personaggi che interpretate nella serie? Beh, diciamo che nella serie a tutti i nostri personaggi capitano cose molto comuni che potrebbero succedere a un ragazzo qualsiasi di quell'età. Sì. I primi amori, le litigate con gli amici. Io credo che le cose che abbiamo in comune con i nostri personaggi siano l'amore, la passione per la musica e cantare, ballare e stare con i nostri amici. Credo che i nostri personaggi abbiano molti più problemi rispetto sì, a noi. Senza dubbio. E litigano molto per amore, più di noi nella vita reale. Sì, per la verità il mio personaggio non ha molto Diego, a che vedere con me. Diego, non mentire, sei uguale a Diego, avete anche lo stesso nome. No, non è affatto vero, non le credere, eh. No, non assomiglio affatto al mio personaggio e tantomeno mi comporto come lui. Qual è la vostra canzone preferita? Possiamo anche cantarne una insieme. Cosa cantiamo? Ser mejor. 1, 2, 1, 2, 3. Le colore, le colore di peores. Solo amor, amor, amor e mil canciones. Queste qui erano le domande della community. Veramente siete state in tantissimi a scriverci tantissime domande. Sono già finite le domande? Allora sì, continuano. Allora leggiamole. Allora, la domanda adesso è per Martina. Adesso faranno delle domande personali. Qual è la tua canzone preferita se me la canti?
Podemos pintar colores al alma, podemos gritar, yeah, yeah. Podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción. Ti sei innamorato di uno dei personaggi durante le varie scene? Sono come delle sorelle. Nella vita hai un tipo di ragazza come Violetta? No. Tanto per cominciare, io al momento non ho una ragazza, però non mi innamorerei mai di una ragazza come Violetta. No? Perché? No, perché io credo che sia troppo perfetta e invece a me piacerebbe che la mia ragazza avesse anche dei difetti. È bello innamorarsi di tutte e due le cose, dei difetti e delle virtù. Vediamo se sanno la versione in italiano di Enmi Mundo. One, two, three. Mi sveglio ancora qui.